Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io. Ma oggi ho deciso di fare secondo e contorno insieme, velocissimo e sporcando solo una padella. Ho comprato un petto di pollo intero invece che farmelo tagliare a fette, così l'ho pagato meno. L'ho tagliato a bocconcini, poi ho grattugiato le verdure e ho pianto per la cipolla. Vorrei potervi dire di cuocere sia il pollo che le verdure tutte insieme, ma ho già provato e vi assicuro che viene meglio se le fate a rate. Comunque vedrete che ci metterete pochissimo, poi mettete tutto insieme nella stessa padella, saltate ancora 2 minuti e pollo, zucchine e carote sono pronte. Ah, e le cipolle. Come vi dicevo all'inizio, secondo e contorno insieme è buonissimo, facilissimo e super velocissimo. E come dico sempre, anche oggi allacciate il grembiule, provatelo anche voi. Che potete fare se in casa avete solo zucchine, patate e carote? La prima volta che ho fatto sta schiacciata di verdure, vi giuro, è passata a trovarmi mia mamma in ufficio e se l'è portata tutta a casa senza manco farmi fare la foto. E volete sapere il giudizio di mio papà? Nessuno, perché la mamma, mentre tornava a casa in macchina, se l'è finita. E visto che so già che me lo chiederete, sì, potete usare anche la farina di riso se volete farla per i vostri amici celiaci. Comunque, senza divagare troppo, ritorniamo alla ricetta. Grattugiate tutte le verdure crude, mettetele in una ciotola, aggiungete poco sale, lasciatele riposare 5 minuti in modo che diano un po' di acqua, poi aggiungete la farina, mescolate e versate tutto in una teglia super oleata. Mi raccomando, fate uno strato super sottile perché altrimenti vi viene molliccia. Poi la potete tagliare col coltello, con la rotella della pizza o anche con le forbici. È super croccante, facilissima, economica, che ultimamente non guasta, ed è anche buonissima. E anche oggi, come dico sempre, allacciate il grembiule e provatele anche voi. Oggi ho deciso di svuotare il cassetto del frigo che avevo riempito lunedì, convinta di iniziare la dieta. Ma chi è che ha detto che uno per mangiare leggero deve per forza soffrire? Ma anche no! Aglio, limone, sale, pepe, olio e prezzemolo. Ci spalmate le verdure grigliate e mettete tutto dentro lo stampo da plum cake. Sì, secondo me 2 zucchine ci stavano proprio bene. Chiudete tutto in frigo a riposare e poi lo spalmate con il condimento avanzato. Lo tagliate a fette e ve lo magnate. Ah, dimenticavo! Allacciate il grembiule e provatelo anche voi. Avete il frigo strapieno di verdure e non sapete mai come prepararle? Anche io! Ma oggi ho deciso di farvi una ricetta buonissima, facilissima, che vi svuota il cassetto del frigo e vi svolta anche il pranzo. È super gustoso, facilissimo ed è anche leggero. Io ho usato peperone rosso, giallo, ovviamente le zucchine e mezza melanzana, che vi consiglio di mettere a cuocere subito perché ci mette un po' di più delle altre verdure. Ho cotto il farro in acqua bollente come fareste per il riso e poi l'ho scolato e l'ho messo insieme a tutte le verdure nella padella. Ho aggiunto un po' di basilico e il farro con le verdure è già pronto. Potete mangiarlo caldo, tiepido o freddo, non fa differenza. Potete portarvelo in ufficio o anche al mare. È buonissimo e facilissimo e anche oggi allacciate il grembiule e provatelo anche voi. Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io! E soprattutto non ho voglia di uscire a fare la spesa. Ma patate, zucchine e carote in casa le ho sempre. E secondo me anche voi, quindi tagliatele un pochino a caso, buttatele in una padella, fatele spadellare finché non sono morbide, poi le schiacciate con la forchetta, aggiungete un po' di sale, il pane bagnato nel latte, parmigiano e se vi viene in mente qualcos'altro aggiungetelo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che ci va pure un uovo, poi quando avrete tutto il composto potete fare delle polpette e schiacciarle leggermente, oppure se volete fare proprio quelli bravi, prendete un coppa pasta e metteteli lì dentro. Si cuociono in padella, ma potete anche farli al forno e anche oggi, come dico sempre, allacciate il grembiule e provatele anche voi. Che potete fare con una carota, una zucchina e una cipolla? Grattugiatele e asciugatele. Farina, acqua frizzante, olio, sale, verdure, friggete. Scolate. Come saranno? Provo a assaggiarle? Faccia non male. Morbida è morbida. È anche buona. Mamma mia che buona. Oddio, è buonissima. Io, vabbè, la finisco. Ciao. Questa crosticina vi fa venire voglia, vero? Non so voi, ma io mi faccio sempre fregare. Praticamente una volta a settimana decido. Ok, da oggi mangiamo più verdure. Vado dal fruttivendolo e praticamente porto a casa anche lui. Poi, come sempre, i buoni propositi mi passano nel giro di 5 minuti e mi ritrovo col cassetto delle verdure del frigo che sborda da tutte le parti. Se anche voi siete come me, niente paura, fatele bollire tutte insieme e già così è un ottimo minestrone. Altrimenti aggiungete 2 uova, parmigiano, un pizzico di sale, mettete tutto in una teglia e infornate. È buonissimo, lo sformato di verdura, una crosticina irresistibile, morbidissimo e potete farlo con tutte le verdure che volete. E come dico sempre, allacciate il grembiule e provatela anche voi.